Buongiorno, stiamo parlando dello Stand Sim in ECMA. ECMA celebra quest'anno i 100 anni, anche Sim ha qualcosa da celebrare, che sono i 60 anni dalla fondazione di Sim. Sim è una delle più grosse fabbriche orientali di scooter, ma oltre a questo Sim fabbrica anche auto. Auto su licenza di un importante marchio sul mercato taiwanese. Ovviamente qui si vede anche un lavoro che Sim sta facendo nel mercato due ruote, nel mercato due ruote ecologico, ovvero un prototipo realizzabile entro un paio di anni di un'auto elettrica. Un'auto elettrica progettata e costruita interamente a Sim. Ovviamente la Sim, azienda con 54 anni di storia, con 60 anni di storia, fondata nel 1954, è un'azienda che è leader, è tra i leader del mercato italiano per quanto riguarda il prodotto scooter. E in occasione di questa fiera presentiamo alcuni prodotti decisamente interessanti. Un nuovo veicolo a ruota alta in classe media che si chiama Symphony ST. Un prodotto che dimostra ancora una volta quanto Sim, da quando è operativa nel mercato italiano, stia sviluppando sempre più prodotti ascoltando le esigenze di questo mercato. La gamma prodotti Sim è composta da 19 modelli e la maggior parte di questi attualmente in gamma sono principalmente disegnati, sviluppati, testati dal mercato italiano per il mercato italiano, quindi da grosso connotato europeo. Altre sono le novità di Sim che più tardi potremo illustrare. Ma vediamo di entrare nel vivo delle novità presentate da Romano Pisi, direttore commerciale e marketing. Si parte con il CityCom, che per il 2015 guadagna il motore da 278 cm3 raffreddato a liquido, quindi il nome diventa 300. Non è solo CityCom però, perché c'è anche il nuovissimo Symphony ST nelle cilindrate 50-125 e la nuova motorizzazione 200 raffreddate tutte ad aria. Infine il Maxim 600, che smette di essere un prototipo ed è pronto a diventare realtà nel mercato italiano.